Ciao Leone, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Salta Europea, che ci do benvenuto su questa lettura in lingua italiana per novembre 2023. Ti chiedo Leone, devo forzare questa lettura se non ti corrisponde, questa è una lettura generale, se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio info box, questo per chi ha Sole, Ascendente, Luna e Venere su questo segno, questo farà per te o sarà per te, vediamo. Vediamo che succede per il mio leoncino per novembre. My love team, datemi per favore per il mio leone, che sono troppe. Sento questa. La luna è il feeling, le tue emozioni. E gemelli sotto il mazzo, la comunicazione. Può essere, leone, che hai, può essere che hai la luna in leone o hai la luna in gemelli. Però può essere anche che quando tu ti ritrovi a avere la luna nuova, la luna piena, ti senti molto più emozionale. O dovresti esprimere quanto tu ti senti queste emozioni. Perché gemelli con la comunicazione è anche esprimervi come volete e come pensate giusto per voi. Datemi per favore un Oracle card per la luna. La luce, la spiritualità, no, come si chiama? L'amore e spiritualità, o anche l'unione di amore, e la pazienza e incominciare a pianificare. Sotto il mazzo il conflitto. Vuoi esprimerti, eh? In una parte vorresti. No, non so se stai cominciando a pianificare di un'espressione, o è come quando tu aspetti e dici: quando arriva il momento, arriva e lo dico come la voglio io. O è importante di esprimermi come è giusto per me. La numerologia è 19, che porta 1, no, 19, 11 con il 2, no, che dico, il 21 con il 2, e il 7 è il 28, 2 e 8, 10, è 1, un nuovo inizio. Ariete ha anche avuto 1, non so se hai a che fare con Ariete, o hai Ariete anche nel tuo tema natale, però uno è un nuovo inizio, ma anche uno è tipo l'espressione comincia da me, l'espressione vorrei incominciarla a dire anche come sta a me. Io credo che quel conflitto sotto il mazzo probabilmente non ti sei potuto esprimere come volevi per mettere pace o per aver pace. Non so di cosa, vediamo, può essere in amore, o può essere con qualcuno che veramente vorresti esprimere. Io fino adesso non la vedo per niente brutta, però è come che dice vorrei esprimermi, o arrivare al momento di che mi possa esprimere. La temperanza per il presente, dammi focus, due di coppe per la seconda volta. 10 di denari, 10 di spade. L'ostacolo è 5 di spade. Cosa si può aspettare il re di denari? E il generale, l'imperatrice, wow. E il 2 di bastoni sotto il mazzo. Non so se sei stato tu la scorsa settimana, non mi sto ricordando, o anche due settimane fa, non mi sto ricordando, però io vedo quell'interferenza. Non so chi sono queste interferenze, le posso vedere come una famiglia, come amici, come sorelle, fratelli, cugini, non lo so. C'è un'interferenza qua che fa male perché è come che dici. Io do sempre del mio, ma perché tendono a non capire o tendono a non sentire o sentirmi? Se
Sta parlando nel passato, quel 10 di denari è fondamento, cioè c'è una stabilità qua con qualcuno. La vedo come anche in amore, anche quando mi riporta la pazienza, perché c'è tanto amore, però fa male, cavolo come fa male. Perché è come che non ti senti reciprocato per la stessa cosa. E il 5 di spade per così, il conflitto è l'ostacolo, è come che non dici, io non ho neanche il potere più per esprimermi come vorrei. Tanto questa persona non mi ascolta. O viene influenzata di una situazione o persona o un gruppo. Il cavaliere, no, che cavaliere? Il re di denari, tu ti riprendi la tua stabilità. Non so se lo farai da solo o da sola, però tu ti riprendi come di forze, e se non so di cosa ti tratta. Può essere anche qualcuno lo farà con te. Dammi l'imperatrice, il generale, nel love team. Il mondo, il mago e sette di bastoni. Sotto il mazzo di nuovo l'imperatrice. No, tu hai. Non è che stai, come posso dire, non è che stai arrendendo, però ti stai arrendendo quando ci sono delle situazioni, persone, parole, quando parlano male di te o vogliono far credere alla terza persona che devono sentire parlare di te perché tu sai il tuo valore. Hai il tuo valore e dici, ma io non mi devo mettere in mostra, non mi devo, e questo è strano anche per Leone, non mi voglio mettere in mostra, non devo far vedere cosa ho. Perché la persona che io ho a che fare sa cosa ho, so cosa sono capace, so cosa posso dare. E io non devo convincere a nessuno, ma non voglio neanche convincere a nessuno. Allora preferisco chiudere questa porta. Però è anche chiudi la porta, chiudi come un ciclo che dici ho smesso ogni volta di combattere. Per la mia persona, per combattere per quello che sono, per quello che valgo, ho smesso. Stai smettendo perché tu sai cosa vali, il tuo valore lo conosci e smetti veramente a forzare. Chi lo vuole capire lo capisce, chi non lo vuole capire, goodbye. Dammi la temperanza. Dammi il due di coppe, mi dico qualcosa. Allora, per il genere, no, per il presente hai l'eremita, il ragazzo di denari, il tre di bastoni. Per il due di coppe hai il cavaliere di spade, sei di denari e quattro di bastone, cinque di bastone sotto il mazzo. Tu mi stai dicendo, ho fatto tanto, non so se ci sono dei figli di mezzo o ci sono delle persone innocenti di mezzo, e tu dici. Io sto cercando di tutto per proteggere questa energia, proteggere questa innocenza di non so se sei di qualcosa o di qualcuno, non so se è una situazione, può essere anche una persona come oggetto, può essere anche un figlio di mezzo. Tu dici, io sto provando di tutto per proteggere questa energia. E guai chi me la tocca. Non so adesso, può essere anche una casa? O pensa una cosa che tu hai messo in atto, hai messo a iniziare, o stai cominciando a iniziare, e tu dici: io la proteggo in tutte le maniere. Guai chi me la tocca. Poi esce il leone dalla parte tua. Perché guai chi mi vuole mettere contro questa situazione o persona, perché questa è mia. Non è che lo dici per. Una situazione che vuoi avere il controllo, no, tu dici questa me la proteggo io, guai chi me la tocca. E vai su tutte le furie se qualcuno te la mette contro o te la vuole mettere contro. Guai, guai chi me la tocca. Dammi il 10 di spade.
sei di bastone sotto il mazzo. Quello è una cosa brutta, 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 che ci sono delle persone così narciste, Leone, che non ha nessun controllo su queste persone, è meglio non avere neanche il controllo, non vale la pena. Perché più ti vedono o più vogliono ferire, e più ti vedono ferito o ferita, e più te la mettono, e più ti vogliono ferire. E tu non capisci più il perché. Non so se ti conviene andare avanti a combattere, per dirti la verità. Ci sono circostanze, Leone, nella vita che è meglio fare 10 passi indietro. Dammi il 5 di spade, se posso permettermi, eh. Il diavolo, la stella e l'imperatrice. E la forza sotto il mazzo. Perché quando queste persone o una situazione o un gruppo ti vede in una certa maniera, non ci esce niente pagliata. Ormai non è una cosa bella, Leone, quello che stai pensando, settico, risponde questa lettura. Io spero veramente come che non ti corrisponde, spero veramente che non ti corrisponde questa lettura, perché c'è tanta gelosia, tanta invidia per la tua persona, ma ce n'è tanta invidia. Fai attenzione. Io, se vedrei queste circostanze di questa situazione o una situazione, io farei 20 passi, non 10, 20. C'è tanta invidia. Tu sotto il mazzo. Perciò vedi come la vedi tu, però credo che ormai quello che dici dici è come che te la mettono contro o te la vogliono mettere contro. Dammi il re di denari, gli amanti, il risveglio e la giustizia. Sì. Meno male, meno male, meno male, meno male. Ascolta, Leone, se ti corrisponde, io ti posso dire 10.000 volte, fai attenzione, se non ci sbatti tu la testa, se non ci sbatti tu la testa, non lo vedrai. Allora, sbatteci la testa se vuoi, perché quando ci sbatterai la testa, sarà più chiaro che mai se veramente vale la pena. Sbatteci la testa prima, se veramente vale la pena. Perché quando arriverà il momento che lo vedrai, può essere che poi mi dice: ah, Luana, mi ricordo quando diceva quella lettura. Dammi un consiglio per il mio leone. Il 6 di coppa sotto il mazzo. Il diavolo, l'otto di spade e l'imperatore. Sì, perché non ti, ti senti, come si dice, powerless, come che non hai più nessun controllo, non hai più il controllo della situazione, ma non sta neanche più a te, Leone. Come puoi avere un controllo di questa situazione? E certo che poi ci pensi, ci rifletti, dici: ma io tutto questo veramente vale? Vale la pena? Però non hai più il controllo, perché dici: io fino adesso ho avuto sempre il controllo di tutto, almeno ci ho provato. E sì, perché c'è una persona, una situazione, non so se è un matrimonio, non lo sto vedendo, però è una persona che veramente tieni tanto o ci tenevi tantissimo. La vedo più adesso ancora che ancora ci tieni, però stai cominciando a capire che è meglio fare non 10 ma 20 passi indietro. Leone, spero che tu lo stesso aiutare, e noi ci vediamo molto presto. Della tua Luana, un caro saluto e ciao ciao.